Io a inizio episodio ho fatto una previsione, che più che previsione era un'eventualità, che adesso potrebbe confermarsi. La Juventus ha giocato e non ha vinto, ha pareggiato contro il Milan. Se la Roma vince il derby, è campione d'Italia con un turno d'anticipo. È il giorno in cui la capitale ci regalerà emozioni da scudetto, comunque vada, perché vincere ha il suo gusto, ma vincere distruggendo i rivali storici, i rivali cittadini, è l'estasi totale. Insiste la Roma che è sempre lì, Fazio, dentro a cercare Mertens, c'è anche Under, visto, è servito, Under in aria, dietro, Bashuayi, Bashuayi, sempre lui, proprio lui, anche nel giorno più importante, nel derby, Roma 1, Lazio 0, anzi, Lazio niente, al 68esimo della 37esima giornata, del 12 maggio, del derby di Roma. Poi Mertens, De Rossi, Nainggolan, Roma che esce ancora con un grande palleggio, palla dentro per Mertens, c'è sempre un largo, Mertens è andato, Mertens fino in fondo, Mertens calcia, Mertens calcia, Roma 2, Lazio niente, Dries Mertens. Venitemi a dire oggi che non è decisivo, venitemi a dire sotto questo video che è stato un acquisto sbagliato. E adesso fa forse l'ultimo volo della sua carriera. Finisce qui! Finisce qui! Finisce qui! Eccola la Sud! La Roma vince il derby ed è matematicamente campione d'Italia con un turno d'anticipo. Pazzesco! Pazzesco davvero! Torniamo indietro di qualche mese. Era il 12 maggio. Era la 37esima giornata di campionato. Alla Roma bastò vincere il derby per raggiungere l'apoteosi totale che un tifoso romanista ambisce più o meno dalla nascita, e quindi vincere lo scudetto battendo i rivali cittadini. Oggi è di nuovo derby, oggi è Roma-Lazio. Buonasera dallo Stadio Olimpico e benvenuti al derby della capitale, il 7 dicembre 2019, esattamente un mese dopo il mio compleanno, che come sapete appunto è il 7 novembre. Roma che stasera nel derby vuole vincere a tutti i costi per continuare anche la striscia positiva di vittorie in Serie A e in Champions League. Oltretutto ricordiamo che siamo, non so se gli unici, ma sicuramente è rara questa cosa, essendo appunto a dicembre, sicuramente siamo imbattuti, sicuramente non tutti saranno imbattuti a questo punto della stagione, ed è ovviamente un buon risultato. Non vogliamo accontentarci, oggi è derby, la classifica sappiamo che è a parte perché c'è una rivalità, però in quel 12 maggio si erano unite le due cose, la rivalità e la classifica, il tricolore alla vittoria nel derby, l'ultima di De Rossi davanti al suo pubblico, i gol di Bashuayi e Mertens. Insomma, vi consiglio di andare a vedere quella partita se non l'avete ancora fatto, perché merita, perché c'è un lato emotivo importante. La partita che ci ha consegnato lo scudetto. Oggi la Roma ripropone il 4-2-2-2 visto contro il Milan, con Bashuayi e Firmino davanti. Vediamo un po', perché sul pallone c'è proprio il numero 9, Michy Batshuayi. È tutto pronto. E allora, benvenuti in questo nuovo episodio. Si comincia! Vidal, pallone largo verso Martial, subito dentro da Batshuayi che se la porta sul destro e calcia in porta! Con la deviazione! È già 1-0! È già Michy Batshuayi a portare in vantaggio i suoi sotto la Sud! Al primo tiro in porta della partita, Roma 1, Lazio niente! Perché allarga sulla sinistra e fa correre Anthony Martial, 1 contro 1, c'è Firmino a supporto, Martial lo aspetta, lo serve, Firmino in zona tiro, può provare a calciare col pallone che viene respinto, ma è ancora giallo-rosso con Kanté che se la porta sul destro, poi largo per Under che lascia partire il cross, Batshuayi! Il salvataggio di Stracoscia, grande risposta di Stracoscia su Batshuayi. Milinkovic, immobile, riesce a metterla e arriva un autogol clamoroso. Un autogol clamoroso di Sergio Ramos, incredibile. Il pareggio della Lazio, completamente immeritato per quello che abbiamo visto nei primi 36 minuti. Più che altro è assurdo che Ramos abbia fatto questa cosa, perché parliamo di un giocatore di altissimo livello, di grande tecnica. Qui anticipa Zirer e se la mette in porta da solo, 1-1. Incredibile. Ed è anche l'ultimo atto del primo tempo. Roma 1, Lazio 1 all'intervallo. È un derby che ci ha detto molto in questa prima parte. Altri 45 minuti per vincerla. Con il quarto minuto Batshuayi, al 36esimo l'autorete di Sergio Ramos, il rinvio che diventa un lancio buono verso Carlos Vela, riesce a colpire, poi Guidetti, attenzione, fino in fondo, palo esterno, palla gol al settimo del secondo tempo con il numero 26. Deve essere un campanello d'allarme, continua a sbagliare la Roma adesso, poi Kurzawa prova a riprendersela con le cattive. Adesso ci vuole più cattiveria, perché
non siamo spettacolari come sempre, ma pur sempre un derby e quindi ci può stare. Intanto Bacioia però è da solo in questa zona, deve resistere. Arriva anche Firmino, arriva il pallone verso di lui, chiude Luis Felipe e poi Martial! E poi Martial che spacca la porta! 2-1 per la Roma che si riporta in vantaggio al minuto 11 del secondo tempo. Il cross di Bacioia per Firmino che non arriva, ci arriva Martial di controbalzo, Stragoscia non può far nulla perché il tiro è ravvicinatissimo, anzi niente controbalzo, proprio al volo. Cataldi ancora sbaglia tutto, ne approfitta Under, dai che adesso si può spaccare la partita. Corre Under, ha visto Bacioia, poi serve, largo il pallone per Martial, chiude Carlos Vela. E quindi Stragoscia rischia, sbaglia, Martial ringrazia, 3-1. Che cosa ha fatto Stragoscia, una cosa brutta proprio. Raddoppiato da Bacioia e Martial, ha consegnato il pallone a quest'ultimo che ha punito. Ma qui rivediamo tutto, ha rinviato su Martial e poi è rimasto fermo. Riflessi di un canguro in coma etilico. Roma 3, Lazio 1. Minuto 74 del derby, Roma 3, Lazio 1. Kurzawa è rimasto giù, Juan Jesus, ti prego rialzati perché sei stato il migliore in campo e oltretutto sta facendo belle partite ultimamente. Fortunatamente sta rientrando Vallejo. Intanto Roma che continua ad attaccare con Neunder che la mette alta sul secondo palo. Martial! Martial! Addirittura la tripletta nel primo derby romano, 4-1 Roma. Anthony Martial, forse anche la prima tripletta in maglia giallorossa, ha scelto una partita delicatamente importante e finisce qui con la Roma che umilia la Lazio nel derby, 4-1, tripletta di Martial, situazione analoga all'ultimo scudetto reale della Roma che vinse tra l'altro il derby scudetto, non era proprio come sul FIFA perché non fu la partita che ci consegnò lo scudetto, fu un derby importante comunque, con un'autorete, quindi sofferto 1-0 di Paolo Negro, poi l'anno dopo di Lagò, 5-1, 4 gol di Montella e 1 di Totti. Questo derby mi ricorda un po' quello, no? Scudetto a Roma, peraltro vinto nel derby. L'anno dopo 4-1 con tripletta di Martial e gol di Bacioia in avvio. Adesso il prossimo impegno sarà l'Austria-Vienna, come vedete. Prima però farei qualche allenamento rapidissimo. Una Roma che è a 15 punti nel suo girone, quindi sta stradominando il suo girone. Le ha vinte tutte, per carità. Non avevamo Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain o squadre così, però avevamo comunque delle squadre che rischiavi di sottovalutare. Hai dimostrato di essere la più forte, lo stai dimostrando in tutte le competizioni che stai giocando. Intanto ci tocca rifiutare il Brasile perché non abbiamo tempo e voglia di allenare le nazionali, chiaramente neanche la Svezia, tanto per cambiare la Turchia, ma abbiamo voglia di fare 18 punti nel girone, 6 su 6, quindi Roma, Stadio Olimpico, giochiamo contro l'Austria-Vienna, all'andata la decise Mertens con un gol non bruttissimo. È Roma-Austria-Vienna, è l'ultimo atto del girone, poi da febbraio si farà sul serio, si affronteranno sicuramente compagini più preparate, più europee e più toste. Intanto ci godiamo la festa perché i giallorossi sono già qualificati, sono già primi nel girone matematicamente e stasera quindi si concedono qualche turnover in più, anche se è vero che si vuole concludere bene davanti al nostro pubblico, si vogliono vincere 6 partite di fila nel girone. Questa è infatti la Roma, come vedete in grafica, con De Gea che torna tra i pali perché nel derby ha giocato Ziller, poi però Nura e Fazio le novità in difesa, con Biraghi in particolare sulla sinistra, Kanté affiancato da Gerson, Fekir al posto di Mertens e il Sharawi al posto di Martial che riposa dopo la tripletta alla Lazio, e Soleri davanti al posto di Bacioia e di Firmino. Quindi ha vinto lui il ballottaggio, ma del resto è giusto anche così perché, ripeto, è una gara che serve soltanto come formalità, magari 3 punti fanno sempre bene al morale. Under poi si propone verticalmente, Soleri che la tiene, si gira, Soleri col destro, deviazione e primo squillo di Edoardo Soleri vicino al primo gol in Champions League. E sarebbe, ricordo, un gol storico perché la Roma 6 partite nel girone di Champions non le ha mai vinte. Parte il Sharawi verso Sergio Ramos, chiude Hanzic, palla verso Kanté col destro, al volo, deviazione, Soleri ancora, miracolo di Hanzic, che partenza della Roma. Poi il Sharawi regala un buon pallone a Under che può andare verticale perché si è mosso ancora Soleri, la possibilità per Soleri, grande finta, poi c'è anche il movimento da parte di Under che va a ricevere, Under la mette sul secondo palo verso Fekir che stacca e poi il salvataggio ancora. Attenzione che può scendere, ha un po' di campo, trova un compagno, poi Khelaifi e arriva il gol dell'Austria-Vienna al primo tiro in porta. Praticamente la Roma stava dominando, però ovviamente qui
si fa trovare in privata dalla formazione giallorossa per il turnover, è ovvio, Under. Nura. Poi Gerson vuole Fekir, che sterza, magia di Fekir, che infila ancora un gran pallone per Gerson! Pareggio della Roma al 40esimo con il brasiliano che si è inserito dopo una grandissima giocata con Fekir, 1-1 all'Olimpico, alla fine torna tutto in parità. Ma che vuole chiudere in attacco il primo tempo, ricomincia intelligentemente Danura che scava il cross, non arriva Fekir. Poi arriva Gerson che pensa al sinistro, lo fa partire, incrocio dei pali. Incredibile Gerson. Holzauer. Occhio alla palla verticale per la discesa e la possibilità per l'Austria Vienna col tiro. De Gea respinge e tiene la Roma sull'1-1. Pronto Riyad Mahrez. Ecco il sinistro verso Sergio Ramos che non arriva. Palla che viene messa fuori e poi viene raccolta da Gerson. Al centro non c'è più nessuno, quindi Gerson la tiene. Poi vuole Mertens. L'andata ha segnato due gol bellissimi, soprattutto il secondo. Ora Vidal, zona tiro, vuole calciare. Vidal col destro! Finalmente! Arturo Vidal ci ha messo 6 mesi, ma finalmente si è sbloccato. 2-1 per la Roma, a 14 dal 90esimo. Vidal si prende in spalla la squadra verso le 6 vittorie su 6 nel girone, il peggiore, senza dubbio, il peggiore da inizio stagione. Dal punto di vista di condizione fisica, intesa con i compagni, si sblocca così e mi auguro che oggi possa cambiare la sua stagione. Proviamo a mandarla a chiudere. El Shaarawy da Soleri, che chiama avanti anche Mahrez, si propone Mertens, che ha tagliato, grande palla dentro per Mertens, traversa, non è vero. Il tempo è finito, Vidal sentenzia l'Austria Vienna, la Roma le vince tutte nel girone, per la prima volta nella sua storia, vince il girone ed è agli ottavi di finale di Champions League, anche se lo sapevamo già. La cosa bella è che alla terza stagione finalmente siamo arrivati primi e quindi non vi dico che affronteremo pizza e fighi agli ottavi, ma quantomeno è più probabile non affrontare Barcellona o Bayern Monaco. Adesso vediamo, perché poi se il Barcellona e il Bayern Monaco sono arrivati secondi nel girone, allora mi vado a sparare, però quello è un altro discorso. Vedremo quale sarà il sorteggio degli ottavi. Intanto godiamoci questo meraviglioso cammino che stiamo facendo. Questo era il nostro gruppo, il gruppo H, dove passano la Roma a punteggio pieno, il Bayer Leverkusen, poi gli altri gironi passano l'Atletico Madrid e il Marsiglia nel gruppo A, il Real Madrid e il Manchester City nel gruppo B, il Barcellona e il Borussia Dortmund nel gruppo C, lo Sporting e il Manchester United in quello di col Milan che viene beffato proprio nel finale perché di un punto andrà in Europa League, gruppo E con Tottenham e Schalke, gruppo F con Juventus e PSV e poi il gruppo G con Bayern e Inter. Tutto questo per dirvi che l'Inter sarà impegnato con il Real Madrid, la Juventus con il nostro Bayer Leverkusen e la Roma contro il PSV Eindhoven. Sicuramente non dovremo sottovalutarli, però è innegabile che partiamo da favoriti. Questo è tutto il tabellone, quindi degli ottavi di finale di Champions League, di una Champions League che speriamo potremo alzare a fine stagione. Eternamente per Keita, zona tiro per il 13 che va in porta, Naby Keita, Roma 1 Benevento 0, grandissimo gol di Keita da fuori con un missile di destro. Poi Mertens per Keita che fa salire ancora Martial a sinistra, poi serve Mertens e da questi a Martial, centralmente c'è Batshuayi, Martial si accentra con la magia, attenzione alla sovrapposizione di Mertens, servito nello spazio e Pelez dice di no. Pellegrini, Mertens, poi Martial che fa salire Kurzawa a sinistra, la corsa da parte di Kurzawa, si è mosso anche Keita, grande palla di Mertens, posizione regolare per Keita che prende il fondo, poi scava il cross, secondo palo e Batshuayi la mette in porta per il 2-0 della Roma al 35esimo. Tira da Mertens in verticale, grande palla per Batshuayi che vuole partire da solo contro tutta la difesa del Benevento, li sfida tutti, li salta tutti, poi manda in porta Mahrez, uno contro uno con Mahrez, fino in fondo Mahrez per il 3-0, contropiede perfetto della Roma, 3-0 al Vigorito. Palla quindi in verticale dalla parte opposta per Armenteros che si è mosso benissimo, deve rincorrere Juan Jesus, occhio ad Armenteros che rientra, lo salta, calcia e trova un gol bellissimo, Armenteros al 63esimo. Batshuayi riesce a farla passare per El Shaarawy, la corsa del Faraone,
che poi sterza, c'è ancora Bashuayi interno, grandissima palla per Bashuayi, traversa, arriva Fekir ed è poker, 4-1 per la Roma, segna anche Nabil Fekir e ripeto, sta segnando tantissimo nell'ultimo periodo, è uno dei giocatori più in forma della rosa. E allora 4 gol anche al Benevento, capitolo chiuso. Adesso pensiamo all'ultima gara del 2019, quindi a Roma-Verona. Ci siamo! Siamo alla fine del 2019, di un anno che ci ha regalato tantissime emozioni. La più grande forse è quel 12 maggio, in quella 37esima giornata che abbiamo già ricordato in questo episodio, ovvero lo scudetto. Un anno che ci ha fatto anche capire che non eravamo ancora pronti al triplete, alla Champions League, almeno nella prima parte, perché nella seconda ci siamo rinforzati tantissimo e la nostra ambizione, anzi il nostro obiettivo quest'anno è proprio questo. Il primo calcio d'angolo per i giallorossi, è pronto Martial, che va col destro a cercare Bashuayi, che la prende anticipando Firmino, si sono ostacolati due, ma l'ultimo a toccare credo sia stato il numero 9 che va ad esultare sotto la sud, sotto una sud innevata in questo 22 dicembre, Roma 1, Verona 0. Pronto di nuovo Martial dalla bandierina, questa volta a cercare Firmino che va di testa, spacca la porta, Roma 2, Verona 0 e siamo soltanto all'ottavo minuto. Ancora Martial, terzo angolo per la Roma e terzo gol con Kurzawa, che il primo centro in maglia giallorossa lo ha segnato sotto la sud su calcio d'angolo. Oggi fa la stessa cosa, 3-0 per la Roma, e anche quella volta se non sbaglio era un gol del 3-0, era un Roma-Palermo, ma incredibile, 3 gol su calcio d'angolo da quella bandierina sotto la sud e festa sia. Under, si propone Firmino, la palla in verticale a cercare il 18, passa, il pallone meraviglioso da parte di Under, al centro c'è Bashuayi, arriva con cross, bellissimo, per il 4-0, e noi risultiamo con Snoopy, arriva la doppietta di Bashuayi, grande Snoopino, no, non me lecca però così, porco, schifoso, però sei buono. Martial, è andato profondo Bashuayi, vorrebbe il dai e vai con Firmino che gli restituisce un gran pallone, sinistro al volo, 5-0, tripletta di Bashuayi, calcio champagne allo Stadio Olimpico. E questo andrà in top 10 sicuramente, perché segna un gol bellissimo Bashuayi. Però fatemi sapere se volete la top 10, io l'ho per scontato. Qui scambia con Firmino, c'è peraltro un fallo plateale su Under, lui calcia col sinistro al volo. Roma 5, Verona 0. Ken, la corsa alle spalle di Florenzi da parte di Kerim, Florenzi anche molto veloce, lo porta sul fondo, magari però gli passa con una grande giocata, la mette dietro e arriva il gol da parte di Ken. Verona che segna un gol che onestamente potevamo non prendere. Finisce qui la partita e il 2019 con la Roma che batte per 5-1 il Verona, altra vittoria larga, tripletta per Bashuayi che si porta il pallone a casa, credo sia la sua prima tripletta con la maglia della Roma. Che dire? Che dire, è una grande stagione questa, è una Roma fortissima, una Roma che però è partita da lontano, dal basso. Questa è la prova ragazzi, che scarso a giocare a FIFA non sono, onestamente. Basta un po' di allenamento, la carriera la conoscete meglio di me. Per il resto, che dire, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, mi auguro che vi stia piacendo quest'ultima stagione, anche se ovviamente siamo nei pressi di FIFA 19, ovviamente abbiamo tanti pensieri, io in primis, però ragazzi, mancano 6 mesi, gli ultimi 6 mesi della carriera su FIFA 18, godiamoceli insieme perché tornerà anche Zlatan, ve lo dico oggi, lui lo sa già da tempo. Speriamo di raggiungere qualche finale, se no mi sa che Satan non torna. Vabbè, comunque, un bacione, energy up e bella. It's gonna be okay. It's gonna be okay.